Buon pomeriggio dal Baselworld, siamo in compagnia di Giuliano Giannini, fondatore e creatore di K di Cuore. Benvenuto a Snap Italy. Grazie di essere qui da noi. Allora, noi oggi siamo qui con lei per scoprire qualcosa in più sul suo brand. Intanto le chiederei come nasce questa storia che ormai da diversi anni, insomma, si distingue nel settore della gioielleria italiana. K di Cuore nasce oltre 22 anni fa, è stata praticamente una mia idea, e era quelle sfide che arrivati a una certa età praticamente uno si impone, e io, la mia è una provenienza manageriale in effetti, quindi non avevo mai intrapreso quello che è un'attività appunto da imprenditore, e nel 1996 da un'idea con dei professionisti legati al settore del fashion design, quindi della moda, dell'abbigliamento e della cosmetica, abbiamo cominciato a trovarsi, a cercare quello che poteva essere un qualcosa di nuovo, di diverso, di differente da fare, e tra l'altro anche di scoprire quale settore poteva essere quello più interessante. E mi sono documentato, e rispetto appunto a quello che era le mie conoscenze nel settore della moda o nel settore della cosmetica, c'era un settore della gioielleria che era ancora molto arretrato in termini di marche, di commercializzazione, di brand, di comunicazione rispetto al settore dove avevo sempre operato. E da qui, ecco, proprio il aver individuato quello che poteva essere il business praticamente da seguire. E a poco, con poche persone, abbiamo cominciato a pensare a quello che doveva essere, innanzitutto, che tipo di prodotto. Il tipo di prodotto, il fatto che, come ho appena detto, che provengo dal settore della cosmetica e del fashion legato all'abbigliamento, non poteva essere che un prodotto che potesse esaltare ancora di più quello che è la bellezza della donna. E da qui è diventata un po' la mia mission, infatti questo è proprio quello che noi comunichiamo, e devo dire con successo, perché il riscontro del mercato ci ha dato ragione, e quindi la donna si ormai ha come riferimento il prodotto K di Cuore per ornarsi, e questo succede praticamente dalla nostra Italia, che chiaramente puro la crisi che in questo momento ci sta sanagliando, ma in tutto il mondo, quindi Giappone, paesi arabi, Corea, vabbè, anche Europa, perché l'Europa è fatta anche di Germania, è fatta anche di Francia, è fatta di Spagna, Portogallo, che sono mercati per noi interessanti, ma anche la Grecia, che sembra un po' questa tanto bistrattata e dimenticata Grecia in preda alla crisi, però ha delle stupende isole che sono appunto Santorini, che sono Mykonos, Rodi e tante altre, dove abbiamo degli importanti nostri partner che sono le migliori gioiellerie, tipo Santorini c'è un cliente che si chiama Alessandro, che è una stupenda gioielleria importante, come a Mykonos, dove c'è il nostro cliente Gofas. Ecco, non sto a citare quello che è la nostra distribuzione, però sono i nostri messaggeri, i nostri interlocutori, che riescono a loro volta a contattare quello che sono i nostri consumatori. Certo. Prima di parlare dei vostri prodotti abbiamo accennato al business e chiaramente anche alla crisi che c'è al momento in questo settore, però io le vorrei chiedere quanto invece con il Made in Italy, con la qualità del prodotto italiano, la nostra idea, il nostro design, K di Cuore è riuscita comunque a mantenere sempre un livello molto alto sia nella produzione che nei risultati sul mercato. Ma io devo dire grazie alla costanza e grazie alla determinazione, proprio alla linearità che abbiamo voluto sempre dare a quello che è la nostra eccellenza, perché se noi abbiamo una caratteristica che ci distingue
che ci fa primeggiare nel mondo è appunto quello del design, è quello del bello, cioè noi siamo amanti della bellezza, cioè la bellezza come la vediamo noi italiani, e lei mi dica un altro paese che possa avere, perché ce l'abbiamo nell'anima, ce l'abbiamo sempre avuto, se andiamo a vedere la storia, nella storia abbiamo inventato noi la bellezza. Ora non voglio essere con questo, perché io sono una piccolissima parte che dà contributo a questo aspetto, anzi non mi sento nemmeno quello, è un'inezia, una briciola, lei sa meglio di me i personaggi che hanno fatto grande questo aspetto, abbiamo inventato praticamente il Made in Italy fatto dai nostri negli anni 70, dagli Armani, dalla Crizia, dai Versace, ecco, non voglio dimenticare nessuno, mi fermo qua, e tanti altri, proprio perché ce l'avevamo dentro. È stato quello il momento per esternarlo, e mi auguro che adesso ci arriveremo anche noi della gioielleria a dire qualcosa che è molto diverso rispetto all'abbigliamento, perché loro ha di per sé un materiale molto importante e costoso che è l'oro, quindi lei vede che non ci sono multinazionali nella gioielleria, c'è nell'orologeria, ma è tutta un'altra cosa, lì è tecnologia, da noi nella cappa di cuore c'è qualcosa in più, al di là di dare un prodotto di disegno importante, di ricerca, di creatività, noi cerchiamo di dargli anche un'anima, che è un'eresia dire una cosa del genere, perché l'anima, lei sa meglio di me, dove deve alloggiare, no, ma anche attraverso la nostra passione, la nostra ricerca e la nostra attenzione nel particolare, la nostra manualità, che cerchiamo di farlo vivere, quindi gli diamo praticamente un'anima. E da qui perché l'anima, perché noi amiamo il nostro lavoro e quindi facciamo con il cuore, e quindi il nome è la cappa di cuore, anche se non ne sono questi il perché di questo nome, ma in realtà lo esplicita con questo che ho appena detto. Quindi moltissimi valori sono legati al suo brand, questi valori si riflettono anche sulle vostre creazioni. Ne vogliamo vedere qualcuno insieme, così spieghiamo anche al nostro pubblico. Perché no? Ma guardi, noi abbiamo due tipologie di due tipologie di prodotto. Un prodotto che è il tubo gas. Noi abbiamo, se vogliamo, reinterpretato o modernizzato la lavorazione tubo gas è proprio ripresa dal nome del tubo del gas, certo, che è flessibile, che viene adattato al rubinetto, e la stessa cosa, eccolo qua. Abbiamo avuto poi molti estimatori in questo genere di reinterpretazione, che ci stanno seguendo forse anche un po' troppo perché ci copiano, ma il fatto che copiamo vuol dire che, certo, abbiamo imboccato la buona strada, e poi sono sempre secondi quelli che copiano. È vero. Ecco, e quindi lei già vede questo tipo di lavorazione particolare che abbiamo, non soltanto anche molto facile da indossare, che questo molto oggi molto importante facile nel mondo della gioielleria, molto facile da indossare. Ora io non lo indosso perché chiaramente sono degli oggetti che non mi competono ecco, però è molto semplice, sì, semplice, quindi questi sono dei volumi grossi, ma si possono ritrovare anche negli anelli. Questo, se vuole, è l'anello, certo, che va in pariù con il bracciale, poi ci sono gli orecchini e dei pendenti, una tecnologia applicabile a tutti quelli che sono gli elementi ornamentali di una donna. Perfetto. E poi ecco, c'è un altro genere di prodotto che è diverso da quello che ho appena mostrato, però altrettanto fatto di ricerca, le vede la forma di questo anello, c'è una pietra di colore, questo è un calcedonio blu, viene ovviamente tagliato, calibrato da nostri esperti orafi, e
questo ne fanno chiaramente un oggetto che si contraddistingue appunto per originalità nella realizzazione. Non facile questo qui copiarlo, ecco, vedete, già qui è molto più difficile. E lei pensi che da un blocco di calcedonio fare praticamente questa parte curva, questa dimostrazione della nostra esperienza, della nostra capacità manuali, artigianale, che contraddistingue il prodotto K di cuore. Vede, da qui nascono poi vari altri prodotti, tipo altri gioielli, come questo pendente. Però ecco, qui dobbiamo anche lasciare mi auguro al signore, all'universo femminile che ci ascolterà, magari, ecco, che possono andare e poi a curiosare, o ci possono richiedere i nominativi dei nostri partner, e possono toccare anche loro con mano, innamorarsi di un gioiello K di cuore, e noi di questo ne saremo oltremodo orgogliosi, perché in effetti sapere al mattino che c'è una donna che indossa un nostro gioiello e magari lo indossa con un sorriso perché è felice, mi creda che è una grossa soddisfazione. Assolutamente, immagino. E appunto, parlando di donne, quindi indosso a chi immagina le vostre creazioni? Ma la nostra è una donna di cultura, cioè una donna che lavora, quindi attiva, dinamica, una donna che ama ovviamente il bello. Ma lei mi dirà: ma tutte le aziende che fanno gioielli? No, non è vero, perché non tutti i gioielli hanno l'anima. E l'anima ce l'hanno soltanto quelli che forgiano quel tipo di gioiello, cioè chi lo pensa, chi lo costruisce, perché c'è un percorso non improvvisato ma ben pensato, e alla fine ecco che scaturisce questa, lo facciamo nascere. Quindi, perché dico nascita? Perché se c'è un'anima c'è un cuore che pulsa. Certo, e voi siete un'azienda toscana, se non sbaglio? Noi abbiamo la sede a Firenze. Firenze, lei sa che è la culla del Rinascimento. Io non sono fiorentino, io sono nato a Torrita di Siena, che è un piccolo paese, lo definire così, nemmeno cittadina, che è proprio vicinissimo, lei conoscerà sicuramente Pienza, molto Pulciano. Grandi eccellenze italiane. Eccellenze dove sono nati, praticamente, dove il Rinascimento, lei mi insegna, ha dato praticamente dei battesimi a degli artisti che tuttora vengono chiaramente a me, e sono quelli che fanno muovere migliaia e migliaia di turisti per venire a vedere le loro opere. Ecco. Quindi nella vostra azienda c'è anche un forte legame con il territorio e con l'Italia, immagino. Nella nostra azienda c'è un forte legame con il territorio e con l'Italia. Essenzialmente questo, l'azienda K di cuore non poteva avere un legame fuori dall'Italia, sarebbe sradicata, mancherebbe di affluenza, di percezione, di fluidi, che solo ora, in questo non mi veda ricco di campanilismo, nel senso che l'Italia, lei sa che va dall'Alpi alla Sicilia, però perché voglio dire che in Toscana però il senso dell'arte è, e io mi sento sono toscano e quindi lo devo anche esternare, cioè Toscana ha dato veramente nascita a tanti illustri personaggi, perché credo che anche loro sentissero questo fluido che veniva dalla terra toscana. Perfetto, allora noi intanto la ringraziamo per averci presentato K di cuore, la vostra storia e la vostra filosofia, e le diamo appuntamento alle prossime occasioni, e ancora complimenti per le vostre creazioni. Io la ringrazio perché mi ha dato l'opportunità di comunicare da quello che mi auguro saranno domani le nostre affettuose consumatrici e anche di quelle che l'hanno indossate fino adesso. Grazie. Grazie a lei. Grazie.